Rientriamo in studio, parte Sit and Goal, la trasmissione sulla promozione prima, seconda e soprattutto terza categoria. Mi ha raggiunto come nel flash precedente il mio co-conduttore Angelo Valletta. Ciao Angelo. Ciao Carlo, ciao a tutti. Il piccolo Antonio, e abbiamo un ospite importante che già a dispetto della sua giovane età ha girato tante squadre, lo presenteremo dopo come nostro costume. Allora Angelo, seconda giornata, anzi terza, di terza categoria, perché lunedì scorso non siamo andati in onda, già ha espresso una capolista del campionato di terza categoria. Ci dici chi è? Ma l'unica squadra a punteggio pieno dopo tre giornate, il Caputacque Soccer del presidente Luigi De Feo, tra l'altro, che ringrazio perché ha aderito al nostro invito, anche se indirettamente. E niente, quindi registriamo la disponibilità e la cordialità della società Caputacque Soccer, che ha risposto, bravo, al nostro invito, Carlo. Come da premessa nella prima puntata, noi dicemmo, tu dicesti, noi inviteremo tutti, saremo molto contenti di ospitare chiunque volesse darci, diciamo, fiducia. Siamo un po' in ritardo, presentiamo subito il nostro... ospite è Davide Di Filippo, già giocatore dell'Agropoli, della Poseidon, attualmente colonna del Caputacque Soccer. Allora Davide, subito, perché sei sceso in terza categoria? Ma innanzitutto buongiorno a tutti. Ciao ciao. La scelta è stata per meri motivi universitari, per studio, ma devo dirti che dopo due anni sono orgoglioso di essere schierabile con il Caputacque Soccer di un grande presidente qual è Luigi De Feo, e non mi pento della scelta fatta. Allora io subito mi giro verso il mio conduttore, mi complimento con l'ospite per la sua dialettica, dopo spiego a Carmine Nigro cosa significa mero motivo, soprattutto mero. Con calma, Carmine, non ci può, ci puoi arrivare anche tu. Solo motivo per cui sono sceso in terza categoria. Allora Angelo, un ragazzo che già ha girato tante squadre, poteva, è stato con la, era in Serie D con l'Agropoli in eccellenza. Eccellenza dopo Tudisco e cose varie, quindi una società con grandi progetti, hai avuto l'umiltà di scendere in promozione per i motivi che hai detto. Hai qualche rammarico per la tua carriera, magari ancora non, o speri di rientrare nel grande giro? Ma è da vedere, mi trovo bene con il presidente, con la squadra, con i ragazzi, quindi al momento non ci penso. Magari rientrare in categorie più importanti con il Caputacque Soccer sarebbe addirittura più bello. Addirittura, ma Angelo, con tutta la squadra vuole rientrare, come pensi? Magari fare una promozione in eccellenza, giocare o non giocare, ed essere una colonna portante di una squadra che punta ad avere un progetto, tu cosa sceglieresti? Apprezzi la scelta di Davide? Con Davide parlavamo di questo prima della trasmissione, in effetti di come oggi la terza categoria si è cambiata, almeno per quanto riguarda il nostro girone, la nostra realtà. Oggi giocare in terza categoria significa fare due allenamenti a settimana, significa essere ben guidati da un tecnico quasi sempre preparato, quindi far parte di una società organizzata. Quindi oggi giocare in terza, ma del resto la terza categoria, Carlo, noi lo diciamo, è sempre la nostra Serie A. L'hai coniato tu questa cosa, diamo a Cesare quel che è di Cesare, ad Angelo quello che è di Angelo. Però come da scaletta fatto dal mio co-conduttore, grandissima scaletta, c'è scritto numero 1, numero 2, numero 3 e numero 4. Complimenti per la scaletta, caro Angelo, molto molto fruibile, voglio dire, però l'importante è che ci capisci tu. Abbiamo parlato di Serie D in eccellenza, ahimè non abbiamo nessuna squadra e nessun amico, no, magari qualche amico ce l'abbiamo. E parliamo subito di promozione, Angelo, cioè, si è giocato il derby domenica fra Calpazio e Poseidon, il risultato come al solito che non ti aspetti da Calpazio, anche se io leggo il titolo Calpazio sprecone, il Poseidon sorride. Calpazio che ha avuto tanti occasioni, però non è riuscito a battere il bunker. Io scrivo, leggo anche delle parole un po' così, io leggo, l'ho letto prima, se aspettasse l'atteggiamento catenacciaro della squadra di mister Caramante, il fine giustifica i mezzi. Ma vabbè, certamente la Poseidon non aveva il ruolo di chi doveva andare con l'obbligo, anzi lo stesso mister aveva dichiarato, mister Caramante aveva dichiarato che non avevano nulla da perdere, quelli costretti a vincere erano loro. Però Carlo, io non ho potuto seguire la gara,
ma forse proprio Davide, so che è andato presente praticamente. Sì, alla... sì. Ah, che partita hai visto? Com'è stata, Davide? Tu sei tifoso della Carpaccio? Sì, per ovvi motivi, certo, territoriali. Certo, certo. Dici un po' che partita è stata. No, una partita sostanzialmente più equilibrata di quello che si potesse aspettare alla vigilia, date le forze in campo, e un primo tempo chiuso, combattuto da ambo le parti, e un secondo tempo dove la Calpazio ha fatto valere la propria forza e cercando di chiudere, anzi ha chiuso la Poseidon nella propria metà campo, ma senza risultato, visto che il punteggio è rimasto fermo sullo 0-0. Sostanzialmente un risultato che ritengo giusto, perché la Calpazio, ahimè, è stata, ha avuto il torto di non riuscire a realizzare le occasioni create, che oltre ad essere sfortuna va ad essere anche un demerito della squadra. Interessante questo punto di vista, Angelo, perché parecchi, quando hanno tante occasioni, possono recriminare: ah, abbiamo sbagliato tre occasioni. Lui lo vede come un demerito, quindi un merito per l'altra squadra non l'averlo preso e un demerito non averlo segnato. Come vedi questo? Tu così attento a queste sfumature? Beh, un allenatore conosciuto e più, che si chiama Zeman, tra le cose che dice e che condivido, ne dice una: dice, voi come giornalisti dovete, come dire, commentare i risultati, io come allenatore devo valutare anche le prestazioni, quindi il risultato è frutto di tanti fattori, è chiaro che alla fine è quello che ti dà o ti toglie i punti, quindi risultato X, come dire, onore alla Poseidon e demerito, lo vogliamo mettere misto a sfortuna alla Calpazio, ma il risultato è un X. È un X. Infatti adesso però scorriamo un attimo la formazione della Calpazio. Io vedo Discepolo, Bengardino, Ariete, Campione, Guerrera, Fraiese. Questa è una squadra che si salva facile in eccellenza. Penso proprio di sì. Soprattutto per il livello dell'eccellenza attuale, credo che una buona squadra da metà classifica attualmente. Assolutamente da metà classifica. Voglio domandare, ce l'abbiamo l'ospite al telefono? E grazie, lo ha fatto. Gli hai detto chi conduceva la trasmissione? Addirittura, quindi sicuramente se no attaccava. Senti, stiamo parlando di Calpazio Poseidon, abbiamo in linea l'allenatore della Calpazio, Gaetano. Buonasera. Ciao, ciao Gaetano, ciao. Io sono il tuo vecchio amico Carlo, più vecchio che amico direi. Amico. Amico, sei un grande. Gaetano, sta a sentire, qua vediamo il titolo della città: Calpazio sprecona e il Poseidon sorride. Leggiamo di atteggiamento catenacciaro della Poseidon, e Davide Di Filippo qua diceva: magari non concretizzare 7, 8, 9 occasioni da gol, non so quante ne avete avute, può essere un demerito per la squadra. Tu che ne pensi? No, diciamo che il primo tempo non abbiamo creato tantissimo. Penso che nella ripresa abbiamo creato almeno 4-5 palle gol, non le abbiamo concretizzate. Pensi che sia sfortuna o un demerito della tua squadra? Concretizzare tante azioni penso che sia pure una questione di demerito, oltre a un po' di sfortuna. Dobbiamo essere un po' più cattivi, più cinici sotto porta e cercare di fare almeno in casa qualche punto in più. Assolutamente. Allora, la squadra già era buona prima, e gli acquisti ultimi di Montano, di Ariete, di Campione, tu avevi già Guerrera, giocatore che già avevi allenato, è il segnale anche della società e di Gaetano Vozza del fatto che la Calpazio vuol fare di più della classifica che ha? No, ma noi sicuramente a inizio campionato pensavamo di fare un campionato di comunque diverso, puntando a una posizione da playoff. Con l'acquisto di qualche altro giocatore importante stiamo cercando di puntare almeno alle prime tre posizioni. Ah, assolutamente. Senti, tu hai incontrato già qualche squadra di alta classifica, chi è che ti ha fatto una ottima impressione? Ritengo, cioè, sempre quello che ho detto un po' di tempo, certo, fa, che per me le Bolitana, Lucchese, certo, e Temerare sono le squadre. E infatti la classifica La classifica parla chiaro, secondo me le 5-6 squadre che sono adesso sono quelle che punteranno fino alla fine a fare un campionato diverso. Gaetano, tu molto spesso hai fatto i blitz fuori casa, hai perso qualche punticino in casa, come è sto fatto? È una questione strutturale di squadra, di atteggiamento, perché? Diciamo che ci esprimiamo meglio fuori casa, certo, giocando sulle ripartenze. In casa dobbiamo fare la partita, quindi abbiamo anche un po' più di difficoltà, sapendo anche che le squadre avversarie che vengono a giocare qua si chiudono un po', quindi è difficile avere campo. Fuori casa ovviamente le squadre cercano di vincere, con le ripartenze siamo un po' agevolati. Ti faccio l'ultima domanda io, poi ti lascio ad Angelo Valletta per l'ultima domanda. Allora, come prima abbiamo avuto ospite Gianmarco Landolfi, che da giocatore di Serie D è andato a giocare in promozione. Tu sei un allenatore che andava per la maggiore, ha allenato piazze importanti e caldissime come
come propaganda. L'anno scorso in che piazza sei andato? Che ogni giorno era un derby ed erano veramente botte da orbi. Che cosa ti ha fatto scegliere Capaccio, a parte l'amore per la tua terra? No, vabbè, mi sono messo in discussione a Capaccio, sapendo che comunque è una piazza difficile. Allenare nel proprio paese non è mai facile. Certo. Questa è una sfida che ho scelto all'inizio, cerco di portare avanti sperando che alla fine mi dia ragione. Ti mando un abbraccio Gaetano, e grazie di aver risposto alla telefonata. Un rapido passaggio sulla prima categoria, Angelo con l'Erayon che leggo pareggia 1-1 con il Cannalongo, una partita, questo Cannalongo secondo in classifica, si conferma una squadra rognosa, sicuramente una squadra rognosa, e blocca l'Erayon che aveva avuto un periodo molto positivo, adesso sta un po' segnando il passo, che ci dici? Ah, vabbè, l'Erayon con questo risultato conferma il suo valore, perché il Cannalonga comunque è una squadra che va per la maggiore, a Gromola sabato ha fatto una signora partita, quindi ha dimostrato tutto il suo spessore di squadra di alto livello, quindi come dire, una conferma per entrambe le squadre, per l'Erayon la conferma di essere di buon livello, quindi poter affrontare questo campionato così come l'ha cominciato, per il Cannalonga invece tutto intatte le possibilità di recitare un ruolo di protagonista, essendo solo 2 punti dalla prima in classifica. Carlo, però forse dobbiamo salutare questo ascoltatore, prego, prego. Davide Di Filippo, sei il nostro numero uno, un saluto a Carmine, questo se lo poteva risparmiare, Angelo, e al grandissimo ex bomber Marazza, togli l'ex perché sono ancora un bomber, da Francesco Agresti, nostro assiduo ascoltatore, forse l'unico insieme alla splendida nonnina. Allora Angelo, io vedo la formazione del Cannalonga, ci sono giocatori di altissimo livello, Antuoni è uno che potrebbe giocare tranquillamente forse anche in Serie D, e in eccellenza se la fa sicuro, la Bruna, vecchi volponi di queste categorie. Diciamo che l'Erayon quindi giustamente è in linea con i suoi obiettivi, torna la vittoria del Vesole che batte il Cardile con un gol di D'Angelo Marino, Mimmo Marino, che risponderà così alle polemiche, diciamo, di ultime settimane sulle sue prestazioni, e il grande Michele Rizzo, il mio grande amico Michele Rizzo, bomber di razza, anche con qualche chilo in più. Conosci qualcuno di questi ragazzi? Conosco l'allenatore, Mister Ricci. Parlaci di Mister Ricci. A cui va il mio abbraccio, perché oltre che essere grande tifoso interista, è grande capaccese e grandissimo allenatore soprattutto. Passiamo alla seconda. Anzi, abbiamo finito la prima. Messaggio dagli alieni. Vediamo che ci dicono. Peggio di Radio Pestum, c'è solo Radio Pestum più Cilento Channel. Ah, ecco, questo lo sapevamo già. Abbiamo colto di sorpresa. Colto di sorpresa l'ottimo Gianni Petrizzo e il più che discreto Andrea Giaccio con questa cosa. Non mi resta che dare ragione agli alieni, perché veramente peggio di questo. C'è solo questo più quello, va bene così. Allora parliamo un attimo di seconda categoria, dove abbiamo Angelo, lo Scigliati, che squadra abbiamo più, Angelo? Comincia. Ah, il Borgo Gromola, che dopo un inizio che magari ha pagato il salto di categoria dalla terza alla seconda, perché di solito si dice quando si passa dalla Serie B alla Serie A, sta avendo un buon cammino. Ci fa un rapido excursus su Scigliati e Borgo Gromola e poi domandiamo a Davide, che è ferratissimo, mi dicono, sullo Scigliati. Scigliati Borgo Gromola, tra l'altro, hanno fatto il derby ieri, il derby giocato a Capaccio alle ore 18, quindi in serale, che si è aggiudicato il Borgo Gromola. Io tra l'altro ho avuto modo di parlare con alcuni protagonisti della gara, della partita, una partita dove si è visto la differenza di valore a favore della squadra che poi si è aggiudicata anche l'intera posta in palio, che è il Borgo Gromola. Borgo Gromola, tra l'altro, Carlo, che è ancora attiva sul mercato perché vuole recitare un ruolo da protagonista in questa categoria. Tra l'altro, non stavo a favore di telecamera, ti stavo approvando. Pensavo ti stava analisi. Prendendo qualcosa. La tua analisi, posto, sì. Non ti dimenticare che siamo in televisione. Ah, sì, certo, è vero, è vero. È vero. E allora, praticamente il Borgo Gromola, quindi dobbiamo aspettarci una risalita ulteriore della squadra guidata da Carmine Quaglia, perché in sede di calciomercato hanno continuato a fare acquisti di valore. Tra l'altro, il tuo amico Eustachio Vozza ha fatto un ritorno in patria, tra virgolette, e quindi giocherà anche lui con il Borgo Gromola. Lo Scigliati invece partiva come sfavorito in questa gara, ce l'ha messa tutta, però ha dovuto, come dire, cedere il passo a una squadra che in campo si è visto essere più attrezzata e più organizzata. Volevo da Davide un commento su queste due squadre, una categoria
Ma sicuramente il Borgo Gromola più organizzato, credo che nella partita di ieri, ma nel campionato che sta facendo, si siano viste le differenze di valori tra le due squadre, e uno Scigliati che paga la confusione che regna sovrana negli ultimi tempi all'interno della società. Mi riferisco alle dimissioni del mister Marandino, prima revocate, poi accolte, una mancata scelta di un nuovo tecnico, giocatori che vanno, che ritornano, è un po' una situazione critica che spero per loro possano riorganizzare, perché ci sono diversi amici, diversi giocatori forti che non a caso l'anno scorso hanno vinto un campionato di terza categoria passando per i playoff e sconfiggendo squadre magari sulla carta più pronte. Ferratissimo sullo Scigliati, Davide. Prima di questa cosa che mi hai segnalato, ti voglio adeguare con una sigla questa. Quindi Davide Ferrarese con lo Scigliati, non una sigla, non ti preoccupare, mo ti porto per mano, Carmine. C'è un panico, un po' di panico. Un po' di panico. Quindi Scigliati, Borgo Gromola, derby, nel derby, magari per chi arriverà prima in prima di un derby, nel derby. Questa seconda categoria, Angelo, prima della chicca, è un po' il limbo fra la prima e la terza. Tu sei sempre stato molto critico verso la seconda, addirittura quando c'erano due squadre, Cafasso e Poseidon, dicevi fatevi la terza, sta seconda, non abbiamo proprio nulla a che spartire. Sei ancora di questa ipotesi? Quando perdi tempo, perché devo fare la prima volta. Sono più che mai di questa ipotesi, Carlo. Ti confermo che la seconda categoria è un campionato che ha motivo di esistere relativamente, almeno per le nostre compagini, perché la terza oggettivamente assorbe tutti gli interessi. Ma su questo pure su questo, Carlo, ci siamo intrattenuti prima con Davide e abbiamo espresso un po' un pensiero. Davide, vuoi ripetere come la pensi in merito? Ma credo, sono d'accordo con te sul fatto che la terza oramai è diventato un campionato tra le contrade capaccesi, e faceva piacere se anche Scigliati e Borgo Gromola avessero partecipato, ma il mio augurio è che anche una squadra del capoluogo possa nel prossimo campionato di terza categoria partecipare. Ma c'era una squadra del capoluogo? Poi c'era, però purtroppo è fallito il progetto in un anno, speriamo che possa riorganizzarsi. E ti do un'indiscrezione, siamo qui, magari ci stanno già organizzando per il prossimo settembre e magari con il primo acquisto Davide Di Filippo. Angelo, ci dovevi dire una cosa, però ti ho fatto la sigla in tempo reale. Questa è una super bomba. C'era scritto chicca, ma super chicca non ce l'ho, quindi mi sono attrezzato. Poi hai detto super bomba, mi raccomando che non sia una... Vai, vai, vai. Mo la dovrei sparare grosso, perché io non... Certo. Super bomba è una parola, diciamo, si crea molta attenzione. In effetti è qualcosa che si collega a quello che ha detto Davide prima, legato allo Scigliati. Lo Scigliati... Questo era per dopo, però va bene pure questo. No! No, mi hai bruciato sì, la risposta. No, so. Dimmi. Allora, lo Scigliati svia, questa musica svia. Mi fa dire no o sì, non lo so. Allora, lo Scigliati praticamente è imminente l'annuncio del nuovo tecnico. Ah. Poi... è decorso il termine, i tempi sono maturi. La squadra, penso, questa è una mia idea, poi diciamo sarò smentito o sarà confermato quello che sto per dire. Quindi ti prendi le tue responsabilità. Nel primo allenamento della settimana la squadra sarà diretta dal nuovo tecnico. Ci vuoi fare il nome di questo nuovo tecnico? È un pronostico, mi sbilancio, Carlo, già ho preso abbastanza responsabilità. Va bene, allora... al quale faccio i miei il mio in bocca al lupo in anticipo. Quindi lo conosci, quindi ti risulta a te questa notizia? Non lo sapevo e spero possa essere un tecnico valido almeno quanto mister Marandino. Intanto ti leggiamo un messaggio che è arrivato per te, per Davide Di Filippo. Penso di poter leggere po. Chi è? No, non è così, ah, è ecco. Po. Come al solito lo c'ho proprio azzeccato sempre il mio cosa. Allora facciamo così, per la fine della trasmissione, se te la senti, ci dirai il nome di questo nuovo tecnico, ti vuoi sbilanciare. Non ce lo vuole dire, giustamente, non si pronuncia, mentre chiedo a Carmine di preparare la sigla per la nostra trasmissione di punta, per il nostro, con calma, te la prepari. Ha finalizzato la seconda categoria, ha detto del con dovizia di particolare da parte di Davide, sia dello Scigliati che del Borgo Gromola. Io non trovo, tra virgolette, bravo nemmeno il...
Diciamo che questo non so se cambia l'allenatore, perché una squadra ultima in classifica ci sta che possa avvicendare il proprio allenatore dopo le dimissioni. Tra l'altro mister Mandini, che aveva vinto il campionato lo scorso anno. Terza categoria, facciamo un rapido passaggio per omaggiare, prima della nostra rubrica di punta, il rutino della nostra addetta stampa del rutino, Maddalena Volpe, che ci ha promesso di essere con noi uno dei prossimi lunedì, magari già lunedì prossimo. Rutino primi in classifica da sola a 9 punti nel girone, seguito dalla Joy, Stella Cilento, Elea Virtus e poi Virtus Fatolla All Star e via via discorrendo. Io prima della sigla ti chiedo, Angelo, sei pronto? Sì. Ok. Questo mi ha sorpreso anche a me. Forza, la rubrica sulla terza categoria curata dall'Angelo Valletta, il direttore di Capaccio del Pallone. Angelo, giusto un minuto, i capisaldi, le infrenature e poi dopo la pubblicità il tuo approfondimento sulla terza categoria. Sì, allora, per quanto riguarda questa settimana, Carlo, sulla terza categoria dobbiamo parlare di quello che è successo un po' nella settimana, ma ovviamente soprattutto quello che è successo nel weekend di partite. Quindi abbiamo la vicenda Real Laura, ritorneremo su questa cosa. Poi, tra l'altro, noi, ti ricordi, parlammo così un po' sul passaggio del tecnico, questa cosa, invece poi veramente è avvenuto... Sì, sì, poi con la spiegazione chiarissima di Peppe Vigorito e diciamo... Esatto, non poteva andare diversamente. Poi parleremo del Caputaque qui con il nostro ospite capolista, ovviamente analizzeremo un po' il prossimo turno, poi ci sono varie telefonate che faremo con i vari ospiti che interverranno al telefono e poi tra l'altro, Carlo, dobbiamo parlare anche una cosa veloce sul biliardo e su Toto Capaccio, perché sono partito forte, aspetto degli sfidanti e quindi... Sta prendendo piede. Abbiamo 59 secondi in cui dobbiamo perdere tempo o la puoi lanciare? La puoi lanciare? Lancia. Spot.